Buongiorno, oggi tratteremo una nuova tipologia edilizia, se così si può definire, che è quella della dépendance. Che cos'è la dépendance? La dépendance è un edificio minore che serve di completamento a quello principale, soprattutto con riferimento ad alberghi, case di cura, castelli, grandi ville. Generalmente all'interno dell'abitazione è sorta come una specie di monolocale, con una cucina, un soggiorno, una stanza da bagno e piccole stanze da letto. Di solito si usa per gli ospiti, per dare loro maggiore privacy e anche indipendenza. In questo caso abbiamo una struttura molto semplice e anche di dimensioni piuttosto ridotte, perché al netto delle murature misura 4 metri in larghezza per 8 in lunghezza. Abbiamo l'ingresso e questo potrebbe essere soggiorno, zona letto. Poi passiamo alla cucina, pranzo cucina e abbiamo il bagno che è già attrezzato, ci sono già gli ingombri con gli arredi. Per quanto riguarda le luci, le finestre, calcoli la superficie netta dell'ambiente e tu sai che la superficie fenestrata deve essere almeno un ottavo della superficie utile calpestabile. Così è per il bagno e per la cucina zona pranzo. Quindi in questo modo tu te la puoi arredare secondo sempre una logica funzionale e a tuo piacimento. E fai attenzione anche al giardino, perché ovviamente la dépendance è inserita in un contesto verde, quindi ci sono degli alberi, delle siepi. E questo io te l'ho dato perché tu abbia chiaro anche quale sia la grafica del verde delle varie tipi di alberatura, cespugli, se ci sono qui delle fioriere sicuramente. Ecco, è utile insomma per inserire questo mini edificio in questo spazio verde. Ecco, lo realizzerai in scala, date le dimensioni piuttosto limitate, in scala 1 a 50, tenendo sempre presente che questa è una struttura portante e quindi questi muri perimetrali misurano 30 centimetri, questi interni vanno dai 10 ai 20 centimetri. Mi sembra di averti detto tutto, ti saluto e ti auguro buona giornata. Ciao.